Parliamo bene, proprio bene. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Carolina. Come andiamo? Bene, bene, che nottata ieri notte. Ho letto delle cose allucinanti. Guarda, la Ma mente sulle mani nei capelli. cerchiamo di spiegare che cosa è successo. In realtà ieri, dall'una alle 3 e oltre, è andato in onda, su Salvo 5.0, una diretta con tre personaggi, uno mi ricordo si chiama Mason Massey James, questo ovviamente non è il nome vero non lo conosco, e altre due persone. L'argomento estremamente importante era la disinformazione deviata. Quindi in realtà si doveva parlare di disinformazione deviata. Da quello che ho visto i primi minuti, vabbè, le definizioni che sono state date le trovo anche corrette. Poi si è partito parlando di disinformazione deviata con quelle cose che trovi sui libri degli anni 70 e 80, soprattutto sui libri di sociologia, questi esperimenti Esatto. sull'autorità, come si chiama, sul fatto appunto che ci si lascia influenzare dall'autorità nel fare determinate cose, ma questo voglio dire lo troviamo presente in tantissime cose. Penso che ne ha parlato anche Cialdini nelle sue armi della persuasione, quindi sono cose molto diffuse, sapute, roba trita e ritrita. Ma poi tutto ha preso una certa piega quando questo James, come cavolo si chiama, ha cominciato a farneticare, dicendo: pensate che ci sono i cretini deficienti che credono veramente che esista un piano Calergi e roba di per l'invasione dei popoli europei, per la perdita di identità, anche perché non si capisce perché un miscuglio di razze faccia perdere identità, ma poi anzi meglio che si perda identità, dato che questo discorso della patria è sempre stato sfavorevole ai popoli, eccetera, eccetera. E di là poi ha sconfinato veramente in una maniera incredibile, tornando su vecchie storie, su vecchie favole, che riguardano sempre come al solito la Chiesa. Questo non è ancora capito la differenza fra clero o l'attuale Vaticano e la Chiesa. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo. La Chiesa sono tutti i fedeli, cioè tutti i battezzati, che è una roba un po' diversa da ridurlo come dire, alle gerarchie ecclesiastiche e soprattutto alle gerarchie ecclesiastiche dopo il Concilio Vaticano II. Questa gente ignora totalmente. Poi, parlando di un libro di Simonetti, scusa, di Simonetti che ha scritto il libro appunto sul piano Calergi, questo diceva: Simonetti è uno di destra, che vuol dire? Cioè, questo dice di non farsi prendere dalle etichette, di non credere a nessuno. Bella, bella roba quello di dire di non credere a nessuno, no? Quindi l'assoluta confusione. Tutti uguali, non credete a nessuno. È esattamente ciò di cui parlavano determinati scritti degli inizi del Novecento. Questi stanno portando avanti questo tipo di. Ma poi parlando anche di un autore tedesco che ha scritto sul piano Calergi, a parte che ne ha scritto anche Epifanius e anche diffusamente, ma insomma, dicendo: no, quello è stato condannato per razzismo, quindi questo non sa nemmeno come agisce questo potere. Questi E ne sono di parlammo un'ignoranza spaventosa, spaventosa. anche a casa tua con Silvano Borruso, il Sì. quale anche lui, dalla sua come dire, posizione della, cioè, colta che ha, insomma, dalla cultura che ha parlato del piano Calergi, quindi a conoscenza sicuramente di documentazione, di libri e No, quant'altro. ma è un piano che sotto i nostri occhi i risultati li stiamo vedendo, cioè qua arrivano immigrati, favoriscono questo arrivo di immigrati. C'è dietro un business incredibile, lasciamo stare accoglienza, tutta una serie di altre cose, oltre come dire, a tutta una serie di facilitazioni o di diritti che questi hanno che noi non abbiamo. Il meticciato, anzi, è chiaro che porta in questa fase ad una perdita di identità. E che cosa comporta la perdita di identità? Ma che dobbiamo andare a dirlo a questi signori? Anzi, loro lo vedono come qualcosa di positivo. E poi si è arrivato. Diceva, no, aspetta, su Simonetti diceva, poi l'editore di questo libro di Simonetti è Radio Spada, sono degli ultracattolici. Radio Spada degli ultracattolici. Radio Spada, con il quale condivido alcune cose e non altre, non condivido la missione che si sono dati, perché in quella missione, a mio avviso, c'è già il seme di Esattamente. qualcosa che crescerà.
Radio Spada semplicemente condannano il Concilio Vaticano II, condannano quello che è accaduto e sta accadendo. Quali ultracattolici? Quelli sono i veri cattolici, altro gli ultracattolici. Questi sono di un'ignoranza veramente spaventosa e si permettono di fare un programma sulla disinformazione, la controinformazione, scusa, deviata. L'hanno fatta loro, il titolo era perfetto, come ho letto da un commento. L'unica cosa giusta di questo video è il titolo, che è quello che hanno fatto loro. Vorrei dire una cosa, è che ieri, tra l'altro... Scusa la mia torrenziale, il mio torrenziale eloquio. Sì. No, no, ma tra l'altro mi aggancio a quello che hai appena detto, per dire che io, tra l'altro, negli interventi che ho fatto, ho anche sottolineato il fatto che comunque la Chiesa è stata infiltrata dalla massoneria ebraica, la quale ha imposto alla Chiesa il Concilio Vaticano II. Pure questo è scritto, io non l'ho letto. Oggi la Chiesa è infiltrata con tutta una serie di personaggi all'interno che poi dopo hanno causato quello che hanno causato. L'infiltrazione forte, sì, ma tieni conto che San Pio X aveva già lanciato una serie di allarmi e addirittura aveva, diciamo, tra virgolette, incaricato Monsignor Benigni di contrastare queste infiltrazioni, e Monsignor Benigni stava facendo un lavoro meraviglioso, anche perché grandissimo uomo, uomo pratico ma di grandissimo intelletto. E poi in realtà anche a Monsignor Benigni questi signori che erano penetrati all'interno fecero la guerra, tanto da mandare praticamente in fumo il Sodalizium Piano, che era appunto questo progetto, questo piano per contrastare dall'interno la massoneria. Non ci si è riusciti. Col Concilio Vaticano II il massone Giovanni XXIII aprì le porte, poi arrivò il suo successore Paolo VI, che fece ben di peggio, perché la riforma poi del cambiamento della messa eccetera eccetera è stato veramente un dramma di cui si parla fin troppo poco. Quindi non so se tu hai fatto caso che Paolo VI portava, adesso non ricordo come si chiama, una specie di quadrato come pettorale, quel discorso sarebbe un po' lunghetto, cioè, quindi è tutto dire. No, ma torniamo a ieri sera, quindi poi dopo questo messaggio che parla da intellettual chic, ovviamente, molto attento a come si presenta in video, col suo copricapo, questi di sinistroidi, eccetera, eccetera, anche con video in bianco e nero per dare un certo tono, insomma, sa come presentarsi in video, ha la voce impostata, ma non c'è niente di male, uno fa esercizi sulla voce per averla impostata. Lui certamente ce l'ha, ma queste sono solo, è una sua capacità, quindi questa gliela riconosciamo. Ma ripeto, le solite accuse sulla Chiesa, poi intervengono gli altri due personaggi, e qua francamente, se io anziché ascoltare e vedere quel video ieri sera avessi acceso la televisione, avrei sentito le stesse argomentazioni. Allora non viene il dubbio, magari anche a salvo, ma questi dicono le stesse cose dei media mainstream con le stesse identiche argomentazioni. Questo argomento, Unione Civile, è diventato l'argomento chiave quando questo paese ha ben altre priorità. Oltretutto questi usano lo stesso identico linguaggio con le stesse identiche accuse e lanciano i cattolici le stesse identiche accuse che lanciano i nemici del cattolicesimo. Non sto parlando di quello che dice Papa Francesco, che io personalmente riconosco come Papa materialmente ma non formalmente. Poi qua bisognerebbe spiegare la tesi di Castigliacum, che qualcuno magari non conosce, anzi pochi conoscono, altri invece se la sono studiata male e quindi non riescono a comprenderla, ma non voglio adesso approfondire questi argomenti. Dicevo, la cosa strana è che il pensiero quanto veicolato ieri sera da questi signori coincide perfettamente con quanto si vede sui media ufficiali. Che, voglio dire, è vero quello che hai detto tu, ma è vero anche questo aspetto qui, che sono proprio queste trasmissioni che, come dico, sono che hanno un alto impatto su quantità, su milioni di italiani, certo. Esatto, che creano un danno ancora maggiore dei francobolli dell'ONU, che magari sono, come dire, li vedono in pochi.
sono proprio queste cose qui, sono dei trappoloni perché la gente non conosce l'alternativa, non sa che esiste un'altra verità, non la conosce per proprio. Nasce con una cultura massonica senza sapere che è massonica. Esatto. Poi cosa fanno? Vanno a divulgare questi discorsi, vanno a parlare contro la massoneria, contro il sistema, e poi cosa fanno? Veicolano gli stessi concetti con le stesse parole. È assurdo. Utilizzando lo stesso linguaggio, le stesse parole chiave che vengono utilizzate da quei personaggi. Loro usano le stesse parole chiave, le stesse argomentazioni, uguale. Ma voglio dire, ma ci vuole così tanto a capire che questi o sono ignoranti, e non è un'offesa, ignorano, oppure non lo sono, voglio pensare che ci sia di peggio dietro. O sono in malafede. Io non so. Ma io penso che ci sono un sacco di persone, tra queste, adesso non voglio dire nella fattispecie quelle di ieri sera, ma persone intelligenti a cui è stato detto questo, è stato detto, e sono sicuro che tu l'hai detto, e questa persona continua ancora a portare avanti questi discorsi e a veicolare messaggi, No, e ma a questo punto non posso dire che non sono in malafede, perché lo sono in malafede e sappiamo di chi sto parlando. In questo paese abbiamo ben altre emergenze di cui bisognerebbe occuparsi, invece i politici e altro hanno messo come priorità questo argomento, l'hanno imposto all'attenzione come priorità, quando si sa che questo è un paese in ginocchio da tanti punti di vista, dovunque guardiamo troviamo emergenze, invece sembra che questa questione sia fondamentale per qua siamo veramente all'assurdo. Che loro lo facciano posso anche capirlo, il potere fa il suo mestiere, ma che chi pretende di informare si faccia abbindolare, nel migliore dei casi sto dicendo, abbindolare da questo, mi sembra francamente la fiera della stupidità. Questa ormai siamo alla fiera della stupidità, uso termini pesanti perché loro non ci vanno leggeri. Ieri sera io, tu e qualcun altro abbiamo tentato con dei commenti di dire, ma che state dicendo? Questi con una supponenza veramente inaccettabile, con un sarcasmo, con una cattiveria in certi commenti, hanno risposto colpo su colpo. Voi avete avuto, cari signori, 2 ore e 16 per dire le vostre vaccate. A noi qualche commento ce lo fate fare? No, ti devono imporre le loro vaccate. Anche nei commenti devono contrastare con una cattiveria che è ancora là leggibile, con un sarcasmo veramente offensivo. Questi sono i famosi controinformatori, ma fatemi la cortesia, studiate, non leggete le cose sui libri della COP, perché mi sa che l'avete studiato voi, sui libri della COP o sulle dichiarazioni di Boldrini e altri, Va bene, vorrei solo pubblicamente farti un appello con tutto il cuore, Lia, rispetto appunto, so che sai già cosa sto per dire rispetto alla tua decisione di ritirarti dal video. Io dico, compatibilmente con le tue possibilità, col tuo lavoro, non mollare, perché fosse anche per un piccolo manipolo di persone, per qualche persona che, come dire, può essere illuminata dal tuo, come dire, dal tuo intelletto, dalle tue conoscenze, ne vale sempre la pena perché è impossibile dover sentire solo e sempre marcio in giro, con sempre più frequenza. Quindi veramente, se la statua scelta qui, veramente a me mi ha fatto veramente star male. Infatti ho più volte scritto, come tu sai, ma guarda, io non sono nessuno, sinceramente. Non è la questione di essere o non essere nessuno, qui non ci sono passaturazioni o comunque, è solo che, come ti ho anche scritto nella mail, ognuno ha i suoi talenti, Gesù Cristo ha dato dei buoni talenti a te su certe cose, e secondo me ti invito a usarli, perché la gente ha bisogno di questo. Guarda, io credo che la situazione sia questa, al punto in cui siamo arrivati. E un programma di ieri sera nella l'ennesima conferma, non è la conferma, no, l'ennesima conferma. Siamo arrivati a un punto in cui umanamente noi non possiamo fare niente. No,
no, ma certo. Perché appena apri bocca arrivano questi signori a commentare, hanno in testa delle sciocchezze, gli scatta l'automatismo che gli hanno messo in testa e parlano come pappagalli senza capire come mai hanno in testa quelle idee, da dove sono arrivate, qual è la fonte di quelle loro idee. Qualcuno ieri sera di questi diceva: ti devi guardare dentro. Che cosa? È come se io avessi una scatola, dentro ci metto degli oggetti e poi dico: andiamo a vedere che cosa c'è in questa scatola. C'è quello che ci ho messo. Se uno è bombardato continuamente da determinate informazioni, da una certa cultura, si abbevera ancora a quella cultura, le fonti che va come dire, a consultare sono sempre quelle, è chiaro che arriva a pensarle in un certo modo e guardandosi dentro trova quello che ci ha messo. Quindi ancora con queste favole, no? Con queste favole che vengono divulgate, ma ripeto, io non sono assolutamente nessuno, no, ho tentato di fare delle cose. L'unica cosa che noi possiamo fare veramente è aspettarci un intervento di ben altro che persone. Noi possiamo pregare, lo dico ad alta voce, noi possiamo pregare, questa è la cosa più importante che possiamo fare. Per il resto, guarda, umanamente non siamo in grado di contrastare quello che sta arrivando. Qua siamo alla vigilia di una svolta epocale, in negativo, ovviamente. Elia, no, ma guarda che quello che stai dicendo è verissimo, però quello che dico io, che non è che con questa iniziativa, con questa, come dire, con essere presenti e dire il proprio pensiero, uno si deve aspettare dall'altra parte. È come stare sulla barca di Cristo, con Cristo che dorme e gli apostoli che hanno il panico. Però Cristo cosa ha detto? Ha detto, insomma, non abbiate paura, non avete timore, ci sono sempre io. Ma no, ma non è questione di paura, Ugo, è questione di essere consapevoli che noi, al punto in cui siamo, non abbiamo mezzi. Perché siamo circondati, nei nostri confronti ci sono pregiudizi, ci sono informazioni false che ci vengono imboccate fin dall'asilo, e a maggior ragione adesso dico fin dall'asilo, media, giornali, di tutto contro quello che noi portiamo avanti, capisci? È una battaglia persa. Dal punto di vista umano, dal nostro punto di vista, è una battaglia persa. La nostra vittoria è un'altra, non questa. No, almeno a mio avviso. Non è la battaglia su cui noi speriamo che poi possiamo avere dei risultati, ma noi dobbiamo solo informare qualcuno. E sicuramente i video che tu fai, anche se nei video sei contestato, stai tranquillo che c'è un sacco di gente che ti vede che magari non ti mette neanche il commento. Ugo, non mi interessa la contestazione, è una sofferenza umana vedere come in effetti questi hanno proprio formattato le menti, capisci? Nella testa delle persone tu non ci entri, è una sorta di chiusura ermetica, impermeabile, non riesce a entrarci. Ci entra chi veicola determinate informazioni o chi veicola informazioni che sono in linea con quanto già presente in quelle menti, capisci? Noi non ce la facciamo, perché ti tirano fuori come robot le solite cose, le solite argomentazioni, che sono le stesse che usa il potere. Quindi non hanno capito, non hanno nemmeno capito il Vaticano, non hanno capito che è stato infiltrato, non hanno capito che quello che viene veicolata da decenni non è la religione cattolico-cristiana vera, è un'altra cosa. Attualmente siamo nel protestantesimo totale, ci avviamo verso l'ateismo. Questi non l'hanno capito, ma perché tutto questo accanimento contro il cristianesimo, contro il cattolicesimo? Perché infiltrare la Chiesa? Perché il maggior nemico del nuovo ordine mondiale, è l'unico nemico di questo mondialismo, è l'unico nemico della massoneria e di chi manipola anche la massoneria da livelli più alti. Questo non lo capiscono, e non ci vuole molto, se uno usa un po' di intelligenza, a capire queste cose. Scusa, come al solito, i miei sfoghi. Ma i tuoi sfoghi sono santi sfoghi, voglio dire, ce ne fosse, basta, devono stare lì e devono perpetrare nel tempo. Non devi mollare lì, perché se si sveglia la tua voce, guarda, è una mancanza enorme per quei pochi che ti ascoltano. Ripeto, per quei pochi che ti ascoltano, perché sono in pochi.
Ma a proposito di Silvano, ci siamo scritti nei giorni scorsi e mi diceva che vorrebbe fare ancora dei video, ma li facciamo ovviamente a distanza, perché diceva ci sono argomenti che non sono conosciuti e quel po' che si conosce è stato come dire, alterato, deviato. Lui parla per esempio dell'evangelizzazione, l'evangelizzazione delle Americhe, in parte dell'Asia, eccetera, eccetera. Lui diceva è una storia favolosa, è una storia da raccontare, ci sono delle verità che devono cominciare a diffondersi rispetto a menzogne che vanno avanti da secoli, stranamente diffuse chissà da chi. Capisci? Anche su questi argomenti c'è un'ignoranza e c'è una manipolazione straordinaria. Io ho detto a Silvano, vabbè, parliamone, ma io ho già deciso di mollare il web, eccetera, eccetera. Lui mi dice, no, vabbè, ma parliamone, vediamo, sono cose da diffondere, perché anche quando parli, per esempio, dell'evangelizzazione del Sud America da parte degli spagnoli, anche là, insomma, genocidi, tutto quello che è venuto fuori, una serie di balle che non sta in piedi. I veri genocidi li ha fatti i protestanti con gli indiani, quelli sono stati genocidi, ma stranamente non se ne parla quanto bisognerebbe parlarne. E come mai non se ne parla? Come mai non se ne parla? E lo sterminio dei cristiani avvenuti tantissimi nella storia, se andiamo alla storia più recente, vediamo che cosa accadde durante la rivoluzione francese, vediamo che cosa accadde nella rivoluzione russa, vediamo che cosa sta accadendo attualmente anche in qualche altro paese di cui si dice tutto tranne di questo sterminio, accanimento contro i cristiani. Sto parlando della Siria, ma sto parlando anche di altri posti nel mondo. Quindi non si rendono conto che il vero nemico di questo mondialismo è il cattolicesimo vero, il cristianesimo vero, non quella roba annacquata che attualmente viene diffusa. Ed è una vergogna sentire determinati cardinali, vescovi, io del Papa non parlo perché proprio, guarda, ci ho rinunciato, quindi questo è, noi portiamo avanti un messaggio che è il messaggio di Cristo. Questo portiamo avanti. E l'Europa diventò grande grazie all'applicazione di questi principi adattati alla società, perché nel messaggio di Cristo ci sono anche degli aspetti sociali, sono fortissimi. Ma anche questo si ignora, perché il Medioevo viene visto come un'epoca buia. Io ho dei libri straordinari, documentatissimi, sul Medioevo, e potrei parlarne a lungo di che tipo di società c'erano e di che cos'era, era veramente la giustizia. Che cos'era? Continuare a come dire, l'informazione attraverso web per veicolare il messaggio di Cristo con tutto quello che ne segue, i discorsi e insomma le conoscenze. Guarda, ti ripeto, è una battaglia persa. Quando io vedo che un certo personaggio che dice delle cose da far accapponare la pelle è seguito ed è beatificato come la voce della saggezza, della sapienza, eccetera, mi viene la pelle d'oca, perché veramente si sentono delle cose anche irrazionali, proprio irrazionali, che cozzano contro la realtà. Cioè, non è che ci vorrebbe molto a capire queste cose, ma siamo di fronte, come diceva Weaver, a ormai un'umanità che non è in grado più di ragionare. In quel suo bellissimo libro Le idee hanno conseguenze, e lui individua un momento particolare nella storia, lo individua nella filosofia di Occam, il famoso rasoio di Occam, insomma, unitamente a qualche scritto di Duns Scotus. Di là cominciò l'abbandono della scolastica, della filosofia scolastica, e si entrò nel pensiero moderno, che poi è stato ampiamente ancora più deviato da altri filosofi, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a quel grande filosofo, tra virgolette, Hegel, che lasciamo stare quali pazzie non è stato in grado di veicolare. Vabbè, dai, lo sfogo è... Ma giusto, perché insomma... Io, come ti dico, se raccogli il mio appello, secondo me potresti continuare a fornire dell'informazione vera e far conoscere tutto ciò che è inerente al cristianesimo, al vero cristianesimo, eccetera. Quindi una serie di interviste a Borruto, come hai fatto finora,
e di tanto in tanto commentare, perché anche per, come dire, fare delle registrazioni che rimangono lì a memoria, sono utili per. Mi è arrivata adesso la risposta di un caro, di un amico, una persona che ritengo un amico, comunque anche lui in forma, eccetera, eccetera, a cui ho inviato via mail i francobolli, noi francobolli dell'ONU, non dico chi è, insomma, per mantenere certe riservatezze, mi dice: caro Elia, sono d'accordo con il tuo commento. Ero presente ieri sera nella visione di quel video, ma casualmente, cioè, non mi andava di dire quello che pensavo, ma ovviamente mi toccherà dirlo quello che penso, che quindi sono d'accordo con quello che dici. Meno male, ne abbiamo almeno qualcuno che dimostra un po' di intelligenza, un po' di raziocinio e soprattutto probabilmente un po' di possesso di corretta informazione, almeno su queste cose. Poi vedremo magari su altre cose riusciamo a fare. Comunque ti chiedo scusa, Ugo, se ho approfittato della tua disponibilità. Tu sei una persona con la quale ogni tanto io mi sfogo, ti ringrazio di sopportarmi. No, non ti sopporto assolutamente, ma apprezzo moltissimo la tua compagnia e tutto quello che dici, perché per me è come il sale del mondo, diciamo così, per certe cose, no? E volevo sottolineare una cosa che mi è venuta in mente parlando prima appunto di certe cose. Spesso si fa, come dire, si riconduce tutto alla problematica del denaro, del signoraggio, compagnia bella, tralasciando tutto il resto. Quindi, molte trasmissioni che io vedo, anche da Salvo, il denaro, puntate chilometriche sulla storia del denaro, qui e là, tutte cose vere. Però se poi uno va a vedere, specialmente da certi personaggi che, come dire, hanno seguito Aurici, sappiamo che Aurici era un fervente cattolico e aveva una visione più completa, che prescinde dal materialismo del denaro. E Infatti. tutte di queste cose qua non ne parla nessuno. Non è, la soluzione delle cose non è avere il benessere materiale. Perché tutti quanti possiamo avere magari il reddito Di cittadinanza. esatto, e poi abbiamo risolto i problemi, il benessere non è quello, è quello, ma se c'è anche dell'altro, perché se no vuol dire che non abbiamo capito niente, non Noi abbiamo abbiamo bisogno di una società organica e abbiamo bisogno di una società in cui trionfi la giustizia, almeno la giustizia umana, perché la cosa più evidente di queste nostre società è l'assoluta mancanza di giustizia, è l'assoluta mancanza di verità, è la materializzazione, anzi la monetizzazione di tutto, e quindi sono d'accordo con te, parlare solo della moneta e parlare di qualcosa di estremamente limitato, anche perché la moneta non è il loro scopo ultimo. La moneta è uno strumento che gli serve per arrivare ad uno scopo ultimo, che è il mondialismo, che è instaurare questa repubblica universale da offrire poi a loro, tra virgolette, Dio. Questo è lo scopo. Chi lo vuol capire, lo capisca. Chi no, faccia quello che crede, insomma. Anche perché, guarda, Imitazione di Cristo dice, mi sono scritto questo passaggio, dice: bisogna pure che tu sappia essere sordo a molte cose e occuparti piuttosto di ciò che ti dà pace. È più utile ritirarsi dalle cose che spiacciono e lasciare che ciascuno pensi come vuole che non impegnarsi in vane discussioni. Ecco, io ritengo che con certe persone le discussioni siano assolutamente vane, non c'è nessuna possibilità. Questa è la mia Esatto. convinzione. Imitazione di Cristo, un libro sublime, leggetelo, un libro sublime. Ma non è nelle discussioni della controparte che noi, come dire, ci si realizza, ma quanto, come dire, dare una voce da offrire a chi vede e legge queste cose in alternativa a questo, appunto. Cioè, c'è gente che non conosce, non sa, e magari con una riflessione tua o di quelli che la pensano come te, a me, eccetera, può darsi che gli si illumini qualcosa. Ma guarda, io ho qualche centinaio di persone che mi seguono, anzi, Esatto, ma nell'ultimo video YouTube si è guardato bene dal darmi le visualizzazioni vere. È stato un giorno fermo a 118 visualizzazioni, chissà perché.
chissà perché. Ma quello che ho, ecco, ho notato, che mi sono poi dimenticato di dirti, che quel giorno lì, che tu hai pubblicato quel video lì, in quel poco tempo, hai avuto una visualizzazione enorme. E anche Salvo ha notato questo in una trasmissione, se non ricordo male, e qui diceva: com'è possibile che qui ci sono un sacco di commenti con delle persone, e poi YouTube me ne dà molte di meno. No, a me le hanno bloccate proprio, a 118 un'intera giornata è stato fermo a 118, ma questo mi interessa poco, cioè quello che voglio dire è che io ho un pubblico molto 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 ristretto, ma questo mi fa anche piacere, perché è inutile che tu hai tanta affluenza e poi questi vedono un video qua, un altro là, alla fine del loro giro su web hanno le idee ben confuse, quindi preferisco invece chi segue con una certa assiduità e magari riflette sulle cose che dico, magari cito qualche volta qualche libro, magari lo legge, comincia a porsi delle domande razionali, intuitive, roba logica, non discorsi da sofisti tipo quelli sentiti ieri sera, perché quelli sono dei sofisti preparati come sofisti, ma rimangono comunque dei sofisti, questo è evidente. Preparati fino a siamo. Ma un sofista è capace di mostrare tutto il contrario di tutto, e i sofisti sono quelli che dicono che non esiste una verità, ma tante verità, confondendo la verità oggettiva con quella soggettiva, cioè con l'opinione, ma questi siamo veramente alle farneticazioni più deliranti. La verità non esiste, una verità assoluta, esiste una verità relativa. No, ma se non esiste la verità non esiste nemmeno la menzogna, quindi quello che hanno detto loro ieri sera che cos'è? Se non c'è la verità, che cos'era quello che dicevano loro ieri sera? Cioè questi parlano dicendo già, ma voi non ci ascoltate perché non esiste la verità, quindi anche quello che diciamo noi è una menzogna. Ma se non esiste la verità non esiste nemmeno la menzogna, quindi non esiste niente. Esiste una gran confusione dove le cose si equivalgono tutte. Questa alla fine è la loro filosofia. Un altro aspetto che viene fuori da dalle riflessioni che vengono fuori da queste cose è che si è perso completamente la dimensione dell'uomo. Cioè noi adesso stiamo ascoltando discorsi, conferenze, dove tutto si riconduce ad un piano materiale, e praticamente l'uomo è scisso, cioè gli hanno praticamente elevato completamente il lato spirituale. Anzi, cosa hanno fatto? La spiritualità dell'uomo se la sono reinventata. New Age, esoterismo. E chi è, a cosa si riconduce questo? Ma l'uomo vedi, l'uomo... Alla verità che veicola la massoneria. Siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Cioè, alla fine, la gente che sta lì a combattere il sistema, alla fine, se vai a analizzare quello che dice, come abbiamo detto prima, sta veicolando le stesse cose della massoneria, in realtà non le combatte ma le sta appoggiando. Ma guarda, l'esoterismo interessa così tanto, a parte perché ha un fascino, le cose misteriose eccetera eccetera, ma perché promette ciò che poi non può mantenere, cioè di rendere l'uomo praticamente simile a Dio, e questa è la tentazione anche di Satana, no? Perché lui non aspira ad essere Dio. Lui lo vuole scimmiottare, non ha mai detto che lui aspira ad essere Dio, ma ha promesso all'uomo, ha detto tu puoi essere come Dio, capisci? Cioè, lui stesso non ci aspira, ma poi promette all'uomo che può diventare Dio. Quindi tutto l'esoterismo, tutte queste cose, in realtà che cosa fanno? Credo nella loro filosofia. La differenza tra il cattolicesimo, il cristianesimo, eccetera, e tutto lo gnosticismo è questo. Secondo un cattolico cristiano, noi abbiamo bisogno della grazia di Dio per salvarci. Secondo invece lo gnosticismo, ci si arriva attraverso la conoscenza, ci si evolve, pure quest'altra stronzata dell'evoluzione. Quando anche Aristotele aveva spiegato, c'è l'essere in potenza, non può andare oltre ciò che è in potenza, e l'atto, cioè la potenza è ciò che può divenire attraverso l'atto, che sta cosa diviene, ma non può andare al di là di ciò che è in potenza. Cioè, voglio dire, un gatto può evolversi quanto vuole, ma non diventerà un cane. Può diventare un bel gatto, può esprimere al massimo le sue qualità di gatto e le sue qualità individuali, anche perché poi ciascuno di noi è diverso. Ciascuno di noi ha delle qualità, ciascuno di noi può avere dei talenti. Noi possiamo esprimere al massimo quel potenziale individuale, non diventare Dio. Quindi la differenza è questa. Noi, come cattolici cristiani, crediamo che la grazia è ciò che salva, e le opere ovviamente, mentre invece
lo gnosticismo, gli gnostici, eccetera, eccetera, e credono che l'uomo si possa evolvere, tra virgolette, diventare chissà chi, attraverso la conoscenza. Attraverso la conoscenza. Questa è la differenza sostanziale. E l'esoterismo ti dice appunto devi conoscere la magia, i riti e tutta una serie di altre menate. Quando poi l'esoterismo è mischiato anche come dire, al fattore degli alieni, no? Ti viene fuori lì proprio c'è veramente un'insalata Ma io ho conosciuto Biglino, gli ho fatto anche tre interviste, di cui due pubblicate, la terza che durava 2 ore, anche con telecamere professionali, non l'ho mai mandata in onda, perché vedi, io non mi sono fatto mancare niente, ci ho messo un po' a capire come stavano le cose, ci ho messo un po', a me piace toccare con mano, proprio impastarmi dentro le cose, probabilmente ci sono arrivato anche tardi, anche se nel sottofondo io non l'ho mai abbandonata questa cosa, perché io della famiglia cristiana, cattolico-cristiana vera. Quindi ci sono cresciuto dentro queste cose, però poi i preti non riuscivano a darmi risposte, non ti davano risposte scontate. Ecco, questa è la scarsa preparazione dei preti, è un'altra cosa di cui bisognerebbe discutere, e anche a lungo, perché cominciò già qualche secolo fa ad aversi qualche problema. Poi fortunatamente ho trovato qualche prete vero, persona di altissima qualità umana, morale, spirituale, culturale, che ti fanno porre delle domande, non è che mirano a manipolarti, ma ci mancherebbe altro, anche perché la fede è una grazia, non è una decisione umana. La fede è una grazia, non lo decidi razionalmente. Razionalmente arrivi fino a un certo punto, poi scatta qualcosa che comunque è frutto di studio, che comunque è frutto di conoscenza, sicuramente, ma poi ti arriva qualcosa a cui tu non puoi dire no. È un po' quello che accadde a San Paolo, ovviamente facendo le dovute proporzioni, che a un certo punto non poté, come dire, che convertirsi, non gli rimaneva altro. Quindi la fede quando arriva non è una scelta, non è una scelta tua, è un qualcosa che matura in un modo, a mio avviso, Quanti sono anche incomprensibile, anche, ci prego. sono di Sbonne, per esempio, il famoso massone ebreo, no? Tu conosci la storia? Conosci la storia? Ma ci stiamo allungando un po' troppo, dai. Sì, vabbè, no, ma è giusto perché È una chiacchierata che ormai ha raggiunto quasi 40 minuti, direi che ci può bastare, certo. dai. Bene, allora niente, Ti ringrazio. caro saluto e ti ringrazio di questa opportunità che hai dato. Come dire, per scambiarci due chiacchiere, due impressioni su quanto è accaduto ieri sera. Ieri sera Io abbiamo lottato insieme, no? Con qualche commento, io mi sono anche un po' lasciato andare, le cose che ho sentito erano veramente insopportabili e infatti ti ho detto Ugo, che facciamo? Ce lo facciamo qualche commentino. Poi è arrivato anche qualcun altro che io non conosco a darci manforte con dei commenti veramente condivisibili. volevo già farlo subito. Il problema è che si era impallata non caricavano i commenti, come hai visto, ti ho mandato lo screenshot. Sì, sì, Continuava sì, sì. a girare, a girare, a girare, e poi dopo ho dovuto ricaricare la pagina, allora poi è andato. Ecco, ho cominciato a commentare. Va bene, dai, ti auguro buona Bene, giornata. Ciao, anche a te, buona ciao, giornata. ciao, ciao.